Ragazzi, guardate, non ho visto grande come io, l'architetto Bassi, non è tanto piccolo, però era dietro il pilastro, è arrivato in ritardo, probabilmente, anzi l'ho chiamato io in ritardo, per dire la verità, e oggi è venuto qui da noi, e approfitto in questo momento nel filmato che stiamo chiudendo per farvi spiegare direttamente dall'architetto Bassi quali sono le procedure che devono essere messe in campo per ottenere da parte sua il famoso nulla osta che poi servirà per dare la possibilità ai nostri comuni di avere un tasso zero da parte del credito sportivo. Tanto ti ringrazio, mi scuso ufficialmente anche con voi che state vedendo il filmato. Tra l'altro Bassi è una persona squisita, con lui abbiamo già fatto degli incontri, dei convegni, e faremo anche degli altri, perché questa è un'occasione unica, perché tanti, ripeto, non sanno progettare perfettamente gli impianti, ma soprattutto hanno una grande occasione nel conoscere Pietro Bassi, che ci può dare una mano soprattutto alle pubbliche amministrazioni per portare a buon fine questi progetti. Sì. Beh, diciamo che, come era stato detto da parte dei referenti del credito sportivo, il parere CONI è fondamentale tra le integrazioni della pratica. È fondamentale, vi ricordo, che il CONI vi dà una consulenza gratuita, voi vi collegate per ottenere il parere, è tutto online, c'è il portale cis.coni.it dove trovate manuale e tutte le informazioni in merito. Se avete dei dubbi potete scrivere alla mail veneto@coni.it. Facciamo consulenza, se avete dei dubbi, se avete urgenza cerchiamo di accelerare, siamo a disposizione per poter dare dei soldi che ci danno al tasso zero e per poter migliorare gli impianti sportivi. Questo è l'obiettivo, far fare attività sportiva in un ambiente il più sano, il più benessere, il più performante possibile. Grazie. Bene, Paolo Donegà, dimmi che impressione hai avuto questa mattina dei nostri sindaci e che speranze hai nel nostro territorio. Cosa hai provato in questo primo anno in cui Paolo Donegà è entrato recentemente all'interno di questa struttura? E naturalmente ci siamo trovati in occasione dell'ANCI nazionale e vorrei capire come ti sei trovato nei nostri territori e come hai visto i nostri territori. Il territorio Veneto, specialmente Veneto, è molto attivo, molto sensibile all'impiantistica sportiva e cultura. Io sono entrato a luglio dell'anno scorso e con Roberto abbiamo finanziato parecchie opere importanti, anche abbastanza grosse. E quest'anno, attraverso l'ANCI Bergamo, attraverso contatti con il collega Renato, abbiamo incontrato parecchi sindaci, soprattutto giovani, che sono molto attivi e molto sensibili per quanto riguarda lo sport. Sport che è sempre stato messo un po' da parte, perché c'erano sempre milioni di altre cose da fare, però si sente l'esigenza di dare alla collettività delle strutture per il benessere, insomma, sociale. Roberto, la prospettiva che hai visto invece in base agli studi che avete fatto voi per quanto riguarda questa iniziativa che state portando avanti, che prospettive ci sono? Ottime, ma anche è bastato vedere l'affluenza di oggi, la quantità di sindaci e di assessori e comunque di rappresentanti dei comuni che sono venuti, tutti poi si sono avvicinati, hanno chiesto, quindi le opportunità sono veramente grandi e credo che quest'anno riusciremo a fare meglio anche rispetto all'anno scorso, nonostante le difficoltà, i tassi superiori e quant'altro, ma li ho visti belli, carichi e pronti a ripartire alla grande. Bene, ANCI vicino alle istituzioni, ringrazio l'architetto Bassi, ringrazio il credito sportivo, quest'oggi rappresentato da chi ha spiegato al meglio questa iniziativa, e mi raccomando, partecipiamo perché è una grande occasione. Prendiamoci per tempo, l'altro problema è sempre lo stesso, che quando scrivo anch'io all'architetto Bassi, naturalmente dico guarda, devi farmi entro domani, la voglio oggi. Di solito lo chiede per ieri. Ecco. Quindi il problema è sempre lo stesso, cerchiamo di prenderci un po' di tempo, comunque è una grande occasione per le nostre comunità, per i nostri comuni, e soprattutto è un altro bel ente con cui puoi parlare, perché non tutti gli enti hanno queste disponibilità e persone così poi concretamente fattibili nella loro presentazione, nella loro comprensione, ti spiegano bene tutto. Quindi approfittiamone e andiamo a cercare queste persone, a parlare e a costruire bene i nostri progetti. Grazie a tutti e soprattutto guardate il materiale informativo che adesso Marco, che dirà la telegramma, vi manderà, e con quel materiale poi avrete tutti i contatti. Grazie e ciao.